Negli anni Ottanta lo chiamavamo semplicemente turismo invernale, perché quello degli anziani era soprattutto concentrato in un inverno da noi più mite rispetto alla località più a nord in Italia. Oggi lo chiamiamo Silver Economy. Quali sono i progetti attuali a livello provinciale da parte dell'Associazione dell'Unione Provinciale Albergatori per la Silver Economy? La Silver Economy è sicuramente un mercato estremamente interessante e importante, che ha cambiato completamente faccia rispetto a quello che era il mercato della terza età cosiddetta, che quando è cominciato il suo boom attorno agli anni 70-80, no? Che è stato anche un elemento che ha consentito i primi processi di cosiddetta destagionalizzazione. Le strutture alberghiere hanno cominciato ad aprire dopo la fine della stagione estiva e a stare aperte accogliendo i cosiddetti gruppi provenienti soprattutto dal Basso Piemonte, dalla Lombardia. Questo tipo di mercato è completamente cambiato, perché oggi la Silver Economy è costituita da quelle persone che hanno fatto il boom degli anni 50-60, ormai la Silver Economy ci sono dentro anch'io, ho 59 anni, quindi siamo baby boomers, giovani, anziani, adesso in questa fase, che hanno tutto un altro tipo di esigenza, tutto un altro tipo di segmentazione. Tra l'altro è un mercato di grande importanza e interesse, come il convegno dimostrerà e sta dimostrando, perché è un mercato che permette da una parte di intercettare delle persone che sono in grado di spostarsi in periodi dell'anno diversi da quelli tradizionali della stagione estiva, perché hanno maggior libertà di tempo. Sono normalmente anche in una posizione economica leggermente più vantaggiosa e favorevole, perché hanno un po' di risparmi accumulati nel passato. È vero che devono sostenere in questo momento anche la famiglia, i figli e i nipoti, però qualche libertà di movimento e di spostamento, soprattutto in mercati che non siano quello italiano ma quello nord europeo, si registrano. Questo significa che stiamo lavorando per riconvertire completamente il processo di accoglienza e di strutturazione dell'offerta turistica legata a questo segmento, perché può essere davvero la terza gamba dell'offerta turistica di questo nostro territorio: il mare, la spiaggia, il turismo outdoor, il turismo del wellness e della silver economy. Questa parolina che ho messo in fondo, il wellness, è proprio l'elemento di diversificazione e di differenziazione. Wellness nel senso come il benessere del buon vivere, del buon vivere in questo territorio per il clima, per la gastronomia, ma anche del buon vivere per la cura e per l'accoglienza che le strutture ricettive possono mettere in campo, e soprattutto per la possibilità di strutturare e di organizzare anche in questo territorio dei centri benessere, delle spa cosiddette, che sono spa, quindi delle strutture che consentono di vivere il wellness e il benessere a 360 gradi, non soltanto per le persone che stanno male, ma anche per chi sta bene e vuole rimettersi in forma dal punto di vista psicofisico. Possono rappresentare senza dubbio uno spaccato di offerta innovativa che può permetterci di allargare il mercato, rivolgendosi appunto al nord Europa, e allargare la stagione rispetto alla situazione attuale.